L'atteggiamento di Gesù suscita molte domande. C'è qualcosa di provocatorio e di sovversivo nei suoi gesti e nelle sue parole, che sono poi un'unica realtà, perché la parola si è incarnata completamente, è la vita stessa di Gesù. Egli poi non è per nulla preoccupato di ottenere il plauso e il consenso della gente e si siede a tavola con i peccatori senza temere la disapprovazione di coloro che si considerano giusti e che ritengono di poter fare a meno della salvezza, forse perché credono di essere migliori degli altri. Gesù tira dritto per la sua strada e chiama con sé anche i pubblici peccatori come Matteo, a indicare specialmente che tutti sono peccatori e soprattutto che la salvezza è offerta a tutti. Egli va alla ricerca dei peccatori, al contrario di Giovanni Battista che attendeva che fossero i peccatori ad andare da lui per iniziare il cammino della conversione. Questo elemento nuovo rappresenta una peculiarità del cristianesimo. L'odierna parola donata fa crescere in noi la coscienza di essere peccatori. Ma non dobbiamo dimenticare che l'uomo venne creato originariamente buono e perfetto. La natura dell'uomo, come scrive Edith Stein, si è pervertita per effetto del peccato originale, ma non in modo tale da far perdere ogni capacità naturale. La redenzione operata dal Cristo ha riaperto la via che ci porta a riscoprire la nostra condizione di figli di Dio e ci reintegra nell'originaria giustizia. Il pellegrinaggio umano è una lotta contro la corruzione della natura. La giustizia e la misericordia, unite in una sublime armonia, si oppongono insieme a ciò che il mondo vede in opposizione, apportando un enorme valore rivoluzionario alla storia. L'ammirazione e la meraviglia di fronte alla chiamata del pubblicano Matteo ci faccia riscoprire in modo nuovo quella sorgente di fuoco che è dentro la rivelazione rivoluzionaria e che è donata a noi per scatenare la forza spaventosa della liberazione cristiana. Non accettare nulla come verità che sia privo di amore, non accettare nulla come amore che sia privo di verità. L'uno senza l'altra diventa una menzogna. Così scrive Edith Stein, Santa Teresa benedetta della croce.